Ma io mi chiedo, che si mangia a cena a New York? Che te mangia a cena? Che si mangia a cena a New York? Qualsiasi cosa tu voglia. Oggi è ufficialmente l'ultimo giorno qui a New York e ovviamente noi ci siamo ridotti all'ultimo per fare le ultime cose lavorative, ma vi prometto che stasera vi porterò in un posto buono. In particolare, cioè, tu mi hai detto che è buono. Sai che pensandoci ti deve proprio piacere. Oddio, no, amo, non mi dico così. Io voglio andare via da New York con un bel ricordo del cibo, per favore. Abbiamo mangiato talmente bene questi giorni che io ho l'asticella altissima, capito? Post Central Park siamo andati a prendere un caffè al 7-Eleven che conoscete benissimo e siamo tornati in hotel, ma volevo dirvi e spiegarvi una cosa interessante. Ovviamente, come ogni volta, manco a dirlo, e come ogni viaggio, ci siamo portati le nostre cosine bulk. E se ancora non lo sapete, sul sito ci sono un botto di sconti. Sotto in descrizione vi lascio sempre la mia lista dei miei prodotti preferiti, a partire dalle barrette, a partire dai biscotti, a partire dal vestiario, zaini, shaker, accessori per la palestra, un sacco di roba. E con il codice Emily avrete ancora più sconto rispetto a quello che c'è sul sito. Quindi mi raccomando, se volete farvi un giro sul sito di bulk, a fine carrello ricordatevi di mettere il codice Emily. E per qualsiasi cosa, qualsiasi dubbio, io su Instagram vi rispondo. Se voi avete dubbi su prodotti, volete consigli, io vi rispondo sempre, raga. Sono sempre lì, pronta per voi. Quindi, che dovete fare? Andare sotto in... Dove mi hai portato? Piccola sorpresina, guarda dove siamo. Chelsea Market. Cos'è questo Chelsea Market? Dimmi un po'. È il caro centro di New York. Ah, c'è lo Staggers Number One, che è famoso. E The Lobster Place è dove è il posto più famoso per prendere la lobster roll qui. Ma è buono? È carino? È ciotto? Costa un botto. Commerciale, proprio da instagrammabile, però in fine se ne provato è buono. Ma che carino che è, Fine Command Station. Qui ci sono i vestiti, bellino così, proprio antico sembra. Ci ah sembra... sì, qui, very fresh noodles. Uh-huh. Ah, i noodles. Che buon odore. Sì. Classico negozio di cioccolate varie, anche perché è pure Pasqua, quindi ci sono già tutte le decorazioni pasquali. Ah sì, qui fanno la ricerca delle uova. Anch'io la facevo a casa di mia nonna. Quindi questi negozi si chiamano, ora non mi viene il nome preciso, Second View. Sono dei negozi, sente i grandi marchi che mettono la roba in vetrina, che ne so, Louis Vuitton. Cosa magari 500 euro una maglietta o una felpa, okay. Però rimane in vetrina per delle settimane. Sì. Dopo le tolgono, vengono in uno dei negozi qua. Qui c'è un chiosco indiano. Qui c'è anche invece il messicano. Qui c'è, credo, un posto che fa pasta. Dunque qui ci sono le patate fritte migliori della tua vita. Eccole lì, waffle fries sweet potato. Ma guarda qua queste patatine, finalmente. Ma io voglio assaggiarle per prima. Aspetta, devo capire se so come la certo, lui fa di tutto pur di assaggiare per primo. No, veramente, by far. Allora, premetto che io già adoro le patatine dolci. No, vabbè, ma queste che sono? La salsetta, leggera. Madonna, ma sono mega buone. Sono proprio buone. Poi è la patata dolce che rende tutto eccezionale. Questo Chelsea Market per me è promosso solo per questa patata. Bene, amore, dopo avermi aperto lo stomaco, adesso che mi fai mangiare? Dove non vai a New York senza mangiare il lobster roll. Ok, siamo entrati da questa porta dove in questa sala fanno solamente pesce. Figo! $23? Sì, 24. Il paninetto? Ma se ne è buono e torno fuori con la fame. Tornerai fuori con la fame e mangeremo altro. Comunque stanno sempre italiani qua. Lì è più italiani. Perché hanno visto tipo il mio video di 3 anni fa e la gente viene a provarlo. Vai, la torre action. È piccolo. Oh, dipende come si usa. Per $23 mi aspettavo di più. 25 in realtà, eh. Vai, let's try. Vado. Ah, pesce è buono. Vabbè, buono è buono, però $25 questo è troppo. Dici? Per me è troppo. È quello che dicono tutti. Pesa il costo. Cazzo, quanto è buono. Sì, è vero, molto buono. Quindi se fossi ricco ne mangerei tipo 8 adesso. Più che altro è buono sia il pesce, ma anche proprio il pane è strabuono. L'abbiamo provato a Los Angeles, questa tipologia di pane che è come se fosse un sandwich, uno buono del tramezzino, più spesso e burrato. Stavamo scegliendo il prossimo posto e ci è caduto l'occhio su questo Takumi Taco. Io qui avrei fatto patatine, lobster e lo Staggers Number One. Ok. O noodles. Questo, so perché mi sta ispirando. È vero, vai. Come funziona? La pasta mi sembra tipo la pasta del taco, la pasta giapponese, vedi?
qualcuno lo fa. Il menù è un classico messicano ma con le cose giapponesi. Però mettiamo il, ci vendiamo il Japanese curry beef e qui vendiamo il salmon sashimi sui nachos. Top. Geniale. Top. Poi a me questi posti dove ti fanno le cose proprio così davanti mi piacciono un botto. Ed ecco il taco. È piccolino, pensavo ti arrivassero due, invece è uno e basta. Sembra molto buono. È più californiana. Oh mio Dio. Che bello che è questo. È buonissimo. Assaggio sto pezzo mega carnoso. Buoni quelli, eh? Sì. Perché è un po' che di... È un po' che di naso. Per entrare nella lista dei miei cibi preferiti di sempre. In questo momento ci sono unite due amori per me, la cucina messicana e la cucina giapponese e il pesce. Quanto è che costa? Il tacos $5, costa ma se la colliamo, dai. Le nachos? Totale col salmone $15. In confronto ai 23 di prima me lo accollo. Non è facile come domanda il che te mangi a cena a New York, perché ci ho troppe cose, troppa varietà e te dici oddio che mi mangio. E post pranzo ci abbiamo verso lo skyline, ma guardate che bella questa cosa con tutte le luci, anche queste decorazioni giapponesi, bello bello. E anche qua ci sono tipo i contatori antichi, che sono una figata. Indovinate chi ha buttato l'ultimo pomeriggio che aveva a New York? Fondamentalmente dopo il market siamo andati a casa, anche perché c'era un vento della madonna, cioè non si stava fuori. Siamo andati a casa, ci siamo addormentati, dovevamo andare in palestra ma ci siamo addormentati. E adesso siamo finiti a fare un giro per Macy's, che è lo store credo più grande della rinascente, più grande di sempre. C'è una rinascente americana. Questo è il reparto da donna di Macy's. Questo, ragazzi, se siete ragazzi potete anche tranquillamente skippare, perché adesso farò vedere solamente vestiti. Ragazze mie, vestito numero 1, vestito numero 2, cioè sono tutti così questi, sono tutti devastanti questi vestiti, per non parlare di questi qua lunghi. Io infatti vorrei far notare che ne ho presi due, adesso me li vorrei andare a provare, ma ancora prima di provarli io mi sono innamorata di questo vestito, ragazzi. Questo è il mio vestito, costa $400, ma devo dire che anche questo alzo perché lo voglio. Raga, ma sembrano i vestiti delle principesse. Questa sembra la boutique di quando le Barbie nei film andavano a cercare i loro vestiti per la sera. Ovviamente queste non sono le scarpe adatte e non riesco ad alzare dietro. Dove ci vado così però, raga? Dove ci vado? Anche qui non sono le scarpe adatte, ma bellissimo questo vestito. Ovviamente, raga, questo store è gigante, cioè ci dovrei stare un giorno intero per vedere, però è stato molto figo. Dopo il Macy's ci ha raggiunto una persona che io però non conosco. Salve! Con questa barbetta, amore, ma chi è? Ah sì, io non la conosco. Ma comunque, ti piace? Comunque, dov'è che mi portate stasera? Sto andando a K-Town, okay, che è tutta la parte coreana di New York, tutta la... è una via in realtà abbastanza lunga, con un sacco di locali coreani fichissimi. Qui già si inizia, all'inizio della via questa. 10:30, dai, che vai. Inizio. Ok, è piena di ristoranti, è come se praticamente fosse una Chinatown, è una Korean Town. Esattamente lì è un posto dove fanno il karaoke, ovvero la tipica serata giapponese. Infatti in Giappone era pieno di questi posti dove facevano il karaoke. Ed ecco qua il nostro posticino, grazie. Sale e qua dal Giappone, esci dall'ascensore e ti trovi subito il locale. Che figo però, bello. No, è tematizzato benissimo. Ah, che figata, hanno tutta la cappa. Che strana questa bottiglia, sembra un biberon. Ok, ok, ha iniziato a portare un sacco di roba. Questo cos'è, tipo miso soup? Miso soup. Cosa sono queste cose, queste salse? Ma cos'è, amore, spiegami. Non so. Cipolla. Fammi capire. No. Te giuro. Sono arrivati anche gli spaghetti e il tavolo è letteralmente pieno. È molto buono così. Assaggerò questa salsa che sembra super piccante. È vero.
vero, non è piccantissima. È affilata sul piatto questa frittata con verdure. La carne da qua, che si può mangiare anche normale, metti un po' di sale magari. È molto molto buona. Ma sembra una versione italiana del wagyu. Tipo, sì. Cioè, sembra una bistecca italiana però col wagyu, non so come dire. È strabona sta carne. Dirò che mi è piaciuta più della fiorentina. Madonna. Cos'è questo? Vieni. Ah, ah, ah. È uovo. Assaggio anche l'uovo. Questo è quello. Madonna, è buonissimo. Guarda l'uovo. La salsetta rossa. Assaggiamo questa. Con la salsetta. Sono tutte verdure. Sì. Buono! Questa roba costosa. Altra carne. La carne mi ha stupito tantissimo. Veramente top. Accoppiata vincente, carne e frittata con verdure. Top. Va così. Subito dopo il ristorante siamo venuti qua perché qui c'è tipo questo, credo, che vi vogliono far assaggiare. Ma lì c'è il bubble tea. Io voglio il bubble tea. I got the red one. That was beautiful. So beautiful. Oh! Questo è il mio. Tipo coconut latte con caldo con le bubble. Vai, prova. Assaggio? Vai. Quindi questo è tipo ghiaccio grattugiato, vero? Assaggiamo questa cremina prima. Il cioccolato bianco. È buonissimo. Ah, i denti. Lo sapevo io. Se vi dicessi che sono pessima e mi sono dimenticata di chiudere questo video, ma nel mentre sono già tornata in Italia, ci credereste? Beh, io sì. Comunque ragazzi, spero che questo episodio, che semagnazione da New York, vi sia piaciuto. Se ancora non sei iscritto al canale, ti invito a iscriverti, anche perché usciranno altri episodi da New York. E ti ricordo anche che se vai sotto in descrizione c'è il link di Bulk, e se a fine carrello andrai a mettere il codice Emily, avrai un ulteriore sconto rispetto agli sconti che ci sono sul sito. Detto questo ragazzi, io vi mando un grande bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!